Caro diario, oggi è la quarta puntata. Io mi sento molto emozionato perché so che si è creata una certa aspettativa. Finalmente è andata anche la terza puntata, è stata una serata per me molto, molto emozionante. Finalmente abbiamo avuto il consenso quasi di tutti, tra tutori e giudici. Bellissimo, mi ha lanciato nella stratosfera, era incredibile. Belli, compatti, uniti, molto ispirati. Allora il cantante arriva proprio, mi emoziona, canta meglio di Bono, te lo dico subito. Devo ancora capirlo, sono ancora per aria. Loro hanno una personalità, oggi parliamo di personalità. Non dicendo che siamo i più bravi tecnicamente, ma io già qua avrei qualcosa da dire. Sicuramente siamo quelli che hanno più esperienza. Siamo un po' anziani, però noi abbiamo ancora tanto da dare, e a parte andare nei centri commerciali perché c'è l'aria condizionata d'estate, bere molta acqua. Acqua, la mia bevanda. Per noi è un gioco, e uno deve vincere e vincerà quello che si troverà primo all'ultima serata. Io faccio un tifo sfegatato l'Isola delle Rose, perché a parte sono simpaticissimi e poi li trovo, cioè penso che abbiano tutto il pacchetto, sono giovani, fighi, suonano benissimo, spaccano, suonano bene e fanno cose originali. Siccome siamo stati così, ci hanno presi in giro per questioni anagrafiche, eccetera, eccetera, l'età media, eccetera, noi rispondiamo eseguendo un brano generazionale che veramente ha attraversato decenni e tra l'altro è stato scritto proprio qui a Montespertoli, Wish You Were Here. Ah, certo. Cioè vorrei tu fossi qui, qui dove? A Montespertoli. Esatto. Non è solo. Siccome io in televisione stavo uscendo molto di più di Edoardo, ha scelto un pezzo dove fa un solo di chitarra di 42 minuti e così abbiamo parificato le cose. Io mi auguro di riuscire a far vedere agli altri gruppi e ai miei colleghi tutor che no, non siamo finiti, abbiamo ancora tanto da dare e da dire. Pieni, mi raccomando.